chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Turbo. Interessante. Come c'è finita targata Varese qua questa? Non ne ho la minima idea. Il colore è bello. Sì. Dimensioni cerchi sono già quelle giuste più o meno, eh? Sono 8x16 dietro. Beh. Mica male. Davanti 7x16. Cioè, le stanno bene come larghezza. Proviamo ad aprire? Proviamo un po'. Qua manca troppa roba. La cassa filtro, l'iniezione. Sì. Se il iniettori, non c'è niente. Questa è stata smontata e messa qui. Occhio che esce qualche topo, qualcosa. Impianto GPL. No. E hanno montato l'impianto GPL. No, non ci credo. Che cosa brutta. Questo ci vuole quasi un miracolo per metterlo in moto. La lasciamo dove sta? No, ce la prendiamo. La salviamo. La salviamo, con maggior ragione, poverina. Gli stemmi Porsche. E crea comunque una certa qualità costruttiva. Anche resistono a qualsiasi cosa. Vedi un po' se c'è qualche chiave, qualcosa dentro. Che profumino, senti qua. Ci sono le chiavi. Prego. Non ci crederai se è aperto. Guarnizioni inesistenti, pesa un quintale. Ci credo. Però guarda cosa ci hanno dato in omaggio. Una bella asta per reggerlo. Qui vedo un po' di marciume sulla serratura, quindi è un miracolo che un sia aperto. Un po', ne vedi? Guarda che t'ho trovato. Che tristezza. Il giubbotto ce l'abbiamo già. XL dovrebbe anche andarti sì, bene. Sì, poi sì. Poi me lo metto. Guarda come il doblò. Oh, ancora funziona. Ma forse è per le scampagnate, tipo drag racing. Regolabile, vedi? Incidenza. C'è pure uno scarichetto abbastanza degno. Un po' ci hanno tamarreggiato, eh. Questo è il segnale definitivo dei sabato sera. Di quello che questa povera Porsche ha dovuto passare. Strumenti aggiuntivi, volante sportivo, pedaliera sportiva. Mazza, il volante Isotta esistono ancora, cioè da qualche parte sono rimasti. I sedili dietro mi sembrano buoni. Senti qua. Un po' di olio di ricino e passa via. Che bello. Richiudiamo. Si sta scollando il lunotto dalla cornice, oppure che questo se lo rompiamo sarà pressoché introvabile. Mi sembra un bel disastro, come al solito. Qua mi sa che la missione è quasi impossibile. Quanto tempo è che sta questa macchina? Se ho ben capito, 5-6 anni almeno. Insomma, lei è stata sicuramente mollata nel periodo in cui non valeva niente. Sì, molto probabilmente avranno avuto problemi, hanno provato a farla girare un po' a GPL, anche perché c'erano dei periodi in cui c'erano degli incentivi per chi metteva questi impianti, quindi probabilmente l'avranno proprio portata finita, distrutta, anche perché guarda qua è tutta ammaccata, saltata la minigonna, ha preso qualche muro, qualche paletto. Mi sa che ha fatto una vitaccia questa macchina. Tocca salvarla. Vabbè, quindi che si fa? Si chiama qualcuno che ce la viene a portare via. Potenza del trattore. Occhio alla porta. È abbastanza inchiodata, eh. Pensavo peggio sotto, un po' di ruggine sparsa, ma questo sarà stato un muretto fuori la discoteca. Mi sa proprio di sì. Scusi, ci dà una mano a sistemarla? Beh, dai, lo vedi, quando le tiri fuori poi cominci a vedere tutto, no? Bravo. Guarda qua. Più le alzi, peggio è. Siamo in questo bel paese, in questo paese napoletano. Andiamo in giro con questa bella vettura. Le mie radici, anche qua sono le mie radici. Dove cazzo stiamo andando?
già corre. E mi sa che devi andare verso di me un po'. Ho cominciato a fare pasticci vicino ai motori con i motorini, in quanto poi non mi sono iniziato a rompere un po' troppe ossa. Prendo la patente, compro la 1 turbo, la prima che tengo ancora, e come tutti gli smanettoni con l'1 turbo, la prima cosa che fa si rompe la terza marcia. I miei studi erano informatici, quindi manco la chiave da 10 avevo. Porto la macchina dal meccanico che si prese 350.000 lire per sistemare il sincro della terza sulla 1 turbo. Esco dal meccanico, prima, seconda, terza, si rompe di nuovo il cambio. E dico, mi sa che se voglio tenermi la 1 turbo mi devo imparare a aggiustarmela da solo. Ed è nato tutto lì, con la 1 turbo. Oggi sembro pacato, ma da giovane, diciamo, come regime a Napoli teneva la capo per spartire il ricchio. Per la zona mi chiamavano Silviuccio Criminale. All'epoca, con i primi accessi sui forum, sui guestbook, questo amico che si mette Turbo Crime, e lì è nato tutto, con la 1 turbo, con Turbo Crime e tutto il resto. Cerco di fare solo determinati lavori fatti bene, mi piacciono le sfide. Cerco di fare le cose, come dire, un po' fuori le righe. Per me Silvio in Italia è l'eccellenza proprio. Ho conosciuto Silvio nel lontano 1999. Io avevo la famosa MK3 già fatta turbo, ma avevo bisogno di una elettronica raffinata perché non riuscivo a gestire l'aria condizionata. Vidi subito che lui era molto capace e gli portai la macchina per installare questa nuova elettronica. E da allora gli è rimasta in effetti questa macchina, però abbiamo avuto tanti meriti e successi. Quando è arrivato Massimo con questa macchina, era vista un po' come la macchina del passeggio, del divertimento. Non abbiamo mai pensato che la Golf potesse essere una macchina per fare numeri. Volevamo fare un progetto di un qualcosa di particolare, di unico. Ci abbiamo lavorato 2 anni, poi tanto altro tempo per arrivare al risultato che siamo adesso. Togliamo sto cofano così andiamo comodi a lavorare. Questo è libero. Io direi di provare a mettere una batteria. Scoppierà secondo voi? Io mi allontano. Diamo corrente alle nostre emozioni. Vai, accendiamo il quadro. In moto non potrà andare mai in moto perché ci manca mezzo mondo. Quadro va. Vediamo se si abbassano almeno i finestrini. Ecco, uno funziona quello. Sta andando? Sì, quello di destra funziona pianissimo. È il distanziale, eh? Ce l'avremmo messo lo stesso, quindi è ottimo che ci sia. Facciamola direttamente pezzo pezzo e non se ne parla più. Sembrava più carina prima. Decisamente. Se ne è fatto proprio così brutto sto passarotto. Ok, vediamo qui sotto cosa abbiamo. I fondi non sono messi male. Tutte le botte l'ha preso lo scarico. Ma poi può essere che era così sto scarico, no? Originale fino a qui. Qua forse c'era qualcosa che hanno tolto. Forse c'era un barilotto centrale. Questo è lo scarico che esce dal turbo. Questo parte dal collettore di scarico. Qui sopra c'è nascosta la wastegate che scaricava e ritornava nello scarico principale qui. Questi all'epoca le segavamo per metterle poi sulle 1 turbo, su quelle macchinette lì. Il cambio è proprio Porsche. Questo è quello lì con la prima dogleg che si inserisce all'indietro. Lo schema di sospensioni non è male per essere una macchinetta dell'epoca. Questi poi hanno, come tutte le Porsche, la pinza che è solo per il freno a pedale. Per il freno a mano le ganasce qui dentro. Sai, 4 euro di GPL. Quello con le vetini da falegname. C'è veramente da arresto sta cosa. Questo mi sa, il proprietario di questa macchina era da farci una serata insieme. Mi sa che era un bel tipetto. Male male. Vabbè, io penso che a chiagnere molto sono lacrime amare, quindi sotto. Esce il motorino.
via. E quello lì dietro come ci arriviamo? Se non ci va, ce la facciamo andare. Guarda, è fatta apposta, vedi come va bene. Eccolo qua. Vai. È originale. West German, ragazzi, qua c'era ancora il muro di Berlino, West German. Ok. E voilà. La misuriamo? 23. Oh! Che momento magico. Questo rumore, già dovevo andare al bagno prima. Incredibile! Già che non è acqua arrugginita. Eccolo qua, il nostro transessiano. Siccome la tronchese non basta, bisogna andare con le manovre pesanti. Carter. Questa la vuole lanciare qualcuno? E spiantiamo il male. Ma che va? Qua è tutto libero. Particolari staff e staffette ti fanno capire che hanno messo mano più e più volte, quindi vedo che ti stai affezionando a questa turbina. Comunque tutti collettore, turbina, aspirazione, tutte curve strane, cioè come se fosse l'hanno più stretta. L'hanno incastrato. Sì. Adesso facciamo questa cosa per avere un'idea di come sta tutto incastrato sotto la macchina. Vedi, questo è lo scarico che ti dicevo, guarda la wastegate quanto è grande rispetto a tutto il resto. E poi questo è il tubicino che abbiamo tolto, che stava così. Guarda che giro di gas di scarico che si sono inventati all'epoca. Cioè è una cosa allucinante. Tutto incastrato, coperto, sì, facciamo un accumulo di temperature. Che poi i gas escono, c'è questa curva così che strozza il turbo qui. Bisognerà dargli una buona rimodernata. Abbiamo tolto la bombola del gas. Vediamo se si apre gli occhi, se si sveglia. Ah, qui le sorprese continuano, eh. Qua c'è proprio tutto il kit anni 90, anni 2000. Mamma mia, tutto il peggio del peggio di tutto il nuovo millennio. C'abbiamo anche gli engelai. Ah, sono pure gialli proprio. Povera macchina, che cosa hai subito? Veramente. Buonanotte, vai a dormire. Conoscevo Davide anche prima dell'avventura dell'anno scorso con la precedente stagione del Pollaio, perché lo seguivo. Siamo stati anche con la Golf a, credo, secondo raduno Drive Experience, e si parlava già l'anno scorso, visto che abbiamo una certa affinità su alcuni punti di veduta, di fare un progetto insieme. E così è uscita fuori la 924 Turbo, che cercheremo di trasformare in 924 Furbo. Questo progetto che abbiamo intrapreso con Davide è un qualcosa per noi di ambizioso, non tanto per i numeri, perché io credo che una bella macchina non sia solo quella macchina che ha grossi numeri, la macchina deve essere bella a 360 gradi. Voglio che questa macchina sia efficace, performante, attuale, ma al tempo stesso la macchina deve conservare il fascino e la bellezza che la contraddistingue da sempre. Questo lo puoi mettere sul doblò, sto brobrio. Via il collettore. Cioè, questo è marcato BMW, sto sensore. Non ho idea di come ci sia finito qui sopra. No, sono troppo curioso su sto potenziometro. Io devo dire di che macchina è. PF01. Questo è di una Sierra Cosworth 2WD. Come ci è finito qui sopra, non si sa. Questa frizione non è nemmeno molto vecchia, eh?
probabilmente gliel'avranno anche cambiata poco prima di abbandonarla. Faccio di quel salumiere, vedi? Te lo so peso un po'. Il turbo sputava un po' d'olio. Sì, quando devi fare il presepio ti serve un po' di turba, ce l'hai. Vediamo la valvola termostatica. Guardate che mira. Oh, anche la pompa dell'acqua è ancora buona. Ladies and gentlemen, il nostro albero a canna. Questo sta fermo da mille anni, non c'è una sola goccia d'olio rimasta. Lo togliamo qua. Ed ecco l'albero a canna. E pesa quanto il volano. E ce lo tiriamo su. Ferma. Abbiamo sturbo. Cioè la saldatura arriva fino al dado e praticamente non ci va più la chiave sopra. Cioè questo rimarrà qua per sempre. C'è una testa che è stata rettificata talmente di quelle volte che praticamente le valvole sono incassate. All'epoca la benzina faceva così schifo che l'unico motivo per non far detonare le macchine turbo era quello di tenere compressioni bassissime, questo credo sia attorno ai 7,5 forse originale. Diciamo che qualche chilometrino l'hanno fatto. Che schifo! Poi questa è una vasca da bagno nella coppa dell'olio. Che è qui dentro? Sembra tipo terriccio qua. Sono state cambiate perché sono relativamente nuove, insomma, per l'età che ha la macchina e il motore. Come posso accendere, vanno perfetti. Ma guarda quanto sono alti. Fasce enormi proprio. Da camion. Anche queste sono bronzine nuove. C'è la bronzina centrale che è più usurata delle altre. Qua vedo delle macchie. Queste macchie sono il metallo che si cristallizza con la fusione, cambia proprio la sua caratteristica. Molto probabilmente questo albero si è fuso ed è stato rettificato. E nonostante sia stato rettificato, l'affiorare di queste macchie fa capire che il metallo di quest'albero non è più buono. Quindi quest'albero tenderà sempre a flettere nella parte centrale dove si è fuso. Quindi questo aveva speso una marea di soldi per rifare il motore e gli stava distruggendo di nuovo. Sì. E in più ci ha messo il GPL. Come c'è il sospetto forte che nonostante sia stato rettificato e quindi raddrizzato l'albero possa essersi di nuovo deformato, perché in quel punto il metallo ormai è cristallizzato, ha cambiato le sue caratteristiche, andiamo a fare una verifica per vedere se l'albero motore ha un fuoricentro. Quindi abbiamo tolto tutte le bronzine dal monoblocco, mettiamo solo la prima e l'ultima in modo che l'albero poggi solo all'estremità. Inseriamo l'albero motore, prendiamo un comparatore millesimale, andiamo a posizionare e facciamo ruotare l'albero che in teoria dovrebbe girare dritto o con massimo mezzo centesimo, un centesimo di quello che si chiama runout, ovvero di ovalizzazione, e girando questo albero motore abbiamo la bellezza di quasi 6 centesimi di ovalizzazione. Sostanzialmente questo albero motore lo dobbiamo buttare. Aspetta, facciamo scolare. Questa è la malattia di un uomo, vedi? La turbo mozzarella. Lo so, ragazzi, non abbiamo fantasia. Oh, tac! Massacra col ferro. La sacra coltella ha decretato. È cioccolato, io. È cioccolato. Niente, questa storia delle mozzarelle sta scappata di mano.
la macchina è smontata, la stiamo portando in carrozzeria, ci è voluto relativamente poco a smontarla. Le sorprese sono state tutte nel motore, l'albero motore è fregato, il componente più difficile da trovare ovviamente l'abbiamo trovato rotto, quindi sarà lunga e tempestosa come al solito, però almeno ci stiamo godendo o Vesuvio e o mare. Da divertirsi, insomma. Sono quasi arrivato. 700 kg. No, perché se esce qualche topino, Giuseppe, fila. Topi ne abbiamo già tolti. A parte che verniciata e non preparata sotto. Sì, la vernice sta saltando così. Si può spostare ancora meglio. Questa se gli fa un buon lavaggio, si svernicia mezza macchina, già in maniera automatica. Questo è sostituito, oh. È tagliato qua, eccolo qua. Okay. Perché praticamente quando è stata saldata è rimasto qualche foro di saldatura, non è stato riempito, l'umidità ha fatto saltare tutto lo stucco esternale. Questo è il verde suo originale della macchina. Famoso Bordeaux. Vedi, qua esce il bianco, non il Bordeaux. Quindi il è ancora un'altra macchina. Bianca, verde e Bordeaux. Tipo freccia tricolore. Oak Green Metallic, verde quercia. Almeno sappiamo qual è il colore. E c'è qualcosa. Secondo me la cosa migliore sarebbe fare anche poi un provino, vedere poi magari una variante un po' diversa, ma comunque verde. Guarda che l'hanno incollato così. Ah, ok. Quello è in buone maniere, vedi? Bella questa sta copra, lo sai, molto originale. Sì, non ne ho, io non l'ho mai vista con il tetto che si apriva così. Uscito. Guardate una botta di lato, un'altra perché l'aveva data pure qua. Ha cambiato la portiera, ha cambiato i parafanghi, pure forse il paraurti. Io l'andrei a rimettere dove stava. Stava tanto carina là dentro. Probabilmente hanno preso una botta di là che gli è servito cambiare anche la portiera. Nel trovare la portiera hanno trovato la macchina e hanno fatto anche l'upgrade estetico. Questo è CSI Napoli. Quando abbiamo smontato il motore della 924 non è che abbiamo avuto tante delle belle premesse, perché con quell'albero motore in quelle condizioni, il motore che sarà stato sicuramente manipolato più volte negli anni, non ci ha fatto ben sperare. Invece, stranamente, i cilindri erano ancora in ottime condizioni, con giusto 1-2 centesimi fra consumo ed ovalizzazione. Sono stati controllati tutti i piani, è stato lavato, squadrato, e con l'intenzione di dargli un po' di potenza, di qualche cavalluccio, siccome questi motori hanno sempre sofferto di problemi di guarnizione testa, stiamo facendo costruire dei prigionieri appositi e ho optato per una guarnizione testa con anelli separati ad incasso, che adesso andiamo anche a provare per vedere se va. Tutto combacia perfettamente. E questa è già una buona notizia. Adesso passiamo alla parte inferiore, dove dobbiamo prestare particolare attenzione, dato che quell'albero motore uscito in quelle condizioni potrebbe anche, come dire, aver causato dei danni all'allineamento del banco. Prendiamo i cosiddetti cappellotti, che sono stati puliti, spazzolati e controllati, li andiamo a serrare in posizione. Adesso prendiamo il nostro palotto per la 924 furbo e procediamo alla verifica con un palo di riscontro centesimale.
La prima cosa che facciamo è quella di verificare che gli alloggi siano all'interno del range delle misure specificate dal costruttore. Dopodiché andremo a verificare con il palo che siano allineati e che le probabili fusioni avute in passato da questo motore non abbiano causato dei disallineamenti dei supporti. Tutti i supporti sono all'interno della tolleranza prevista e in teoria adesso il palo dovrebbe scorrere attraversando tutti i supporti senza nessun tipo di problema e senza trovare ostacoli. Perfetto. Adesso che sappiamo di avere un monoblocco in perfette condizioni, possiamo anche un po' fantasticare su un'elaborazione. E dal momento che in buona sostanza noi non abbiamo un albero motore, perché quello uscito da qui dentro è in pessime condizioni, non si trova nulla in giro, né di nuovo né di usato, è necessario far costruire un albero motore ex novo, e visto dobbiamo farlo perché non aumentare anche un po' la cilindrata se c'è spazio. Per realizzare l'albero motore LBL ho deciso di interpellare la SCAM, che credo in Italia rappresenti una delle eccellenze in questo settore, per verificare se c'è lo spazio necessario per aumentare la cilindrata, quindi per una corsa maggiore. Abbiamo realizzato un modello 3D di massima, passando dagli 84 mm e 4 originali a 90 mm. Dovrebbe portarci su una cilindrata di 2130-2140 cc. Ovviamente, avendo una piccola stampante, abbiamo dovuto realizzare un puzzle che si incastra, e questo sarà il nostro albero motore per fare la simulazione. Però ci gira. Adesso dobbiamo vedere se ci gira anche col pistone e con la biella. Mettiamo lo spinotto, bronzine ci sono, andiamo a inserire nel motore. È andato. Ecco qua, gira. Ovviamente, dato l'aumento della cilindrata e della corsa, il pistone esce fuori dal piano del monoblocco, pertanto bisognerà realizzare nuovi pistoni con un'altezza di compressione più bassa. Per questo ci interfacceremo con CPS, che ci rifarà i pistoni, e andremo a stabilire tutte le nuove quote per fare un kit stroker completo. Noi vogliamo aumentare un po' la vivacità, la risposta del motore, e lo facciamo non solo aumentando quel po' di cilindrata, ma anche andando ad alzare il rapporto di compressione. Vorrei portarlo attorno ai 9,2-9,3, credo che lo farò proprio per un vezzo, 9,24:1. In questo momento stiamo facendo la scansione della vasca del pistone originale, in modo poi da ricalcolare i volumi, rifarla col giusto volume ma con la stessa conformazione, e trasferiamo poi i dati a CPS, che ci realizzerà i pistoni. Con questo attrezzo, che è un tornio che abbiamo modificato con un encoder e un programmino, andiamo a simulare praticamente quello che è l'alzata del cam con la punteria, qui realizzata con questo pezzo in 3D. E finita la lettura, abbiamo che sto cam, che è uguale sia sull'aspirazione che lo scarico, ha già di serie un'alzata di 11,6 mm, quindi abbastanza direi, con una durata di 308 gradi. Quindi è come se fosse già un cam preparato, proprio perché era lo stesso cam della versione aspirata messa sulla versione turbo, adesso chissà per quale motivo. Io quasi quasi sto cam lo lascerei. Una Porsche, più che la Porsche è una porca adesso. La macchina si presenta in condizioni abbastanza rovinata, come si può vedere. Riparazioni fatte male, stucco in quantità, chi più ne ha più ne metta. Quindi è una macchina che andrà completamente sverniciata a zero per iniziare la raddrizzatura, la riquadratura, e poi si andrà avanti con i fondi per la preparazione per la finale della verniciatura.
sarà fatta in tutto originale, non saranno apportate modifiche di elaborazione estetiche. Parliamo comunque di macchine tra virgolette d'epoca, quindi dovremmo rispettare la sua originalità di casa costruttrice. Alla parte anteriore andremo ad asportare via questo pezzo qua, perché Silvio ci dovrà montare il radiatore dell'intercooler, quindi sarà tolta questa parte qua, tagliata internamente il rivestimento e messo il nuovo per far alloggiare l'intercooler. Sono 40 anni che faccio il carrozziere, faccio questa professione per passione, mi è tramandata da mio padre, io la sto trasmettendo a mio figlio che lavora con me. Cucù! Di padre in figlio ci è stata trasmessa questa passione. Uno. È un lavoro che ci hanno insegnato ad amare e ad apprezzare. E due. Solo che questa macchina cade a pezzi a come la tocchi. Penso che il motivo principale per il quale mi sono appassionato a questo lavoro è questo. È la personalizzazione auto e metterci un qualcosa di tuo nel tuo veicolo. Non è semplicemente per noi quattro ruote che camminano, ma è un pochino il nostro modo di esprimerci. Credo che ci sia dell'arte in questo lavoro, perché comunque noi ci mettiamo le mani e sono tutte nostre creazioni. Siamo artigiani, quindi l'artigiano cerca di costruire, non di comprare e sostituire, perché lo so far tutti. Ti paga là, tu ci levi tutti i vetri, fai scendere il vetro, ci levi di vendere il vetro e le tutte cose assieme. Vabbè. Papà è un buon maestro, ti sta più accanto nelle parti della carrozzeria, perché comunque è un lavoro abbastanza complicato, eh? Mentre invece mi lascia camminare di più nelle parti dove ormai mi vede già più ferrato. Qua sicuramente uscirà un'altra sorpresina, sia qua che qua. Però qua va con Flex Grana 16. Essendo appassionato di auto, il programma già lo conoscevo. Tramite Silvio mi sono messo in questa storia pure io, che penso che sia una cosa piacevole al di là del lavoro. A deposito. Siamo molto contenti di fare questa esperienza. È appunto un po' portare un qualcosa di noi e far vedere un pochino che riusciamo a combinare qua dentro. Intercooler della 944 trovato su eBay per solo 95 sterline. Per un colpo di fortuna ho trovato su eBay un venditore che per 95 sterline mi ha dato l'intercooler e la calandra della 944, pensando che fosse un'operazione facile da fare in quanto c'è una certa similitudine, ma mi sono reso conto che non era così. E se non era per Peppe che prendeva la situazione di petto e andava giù pesante, oggi l'intercooler non l'avremmo montato. Ecco, ci è passato già. Ed ecco l'intercooler col tubo. Davide, questa è la situazione attuale. Io ho preso sia gli ET che gli spessori dei distanziali, dopo ti scrivo tutto. Come vedi, con la situazione attuale noi siamo abbastanza al limite, anche dietro rispetto al filo del parafango ci siamo quasi. Considerando che questa scendendo un poco uscirà fuori, io direi di fare nuovi cerchi con l'ET che risulta, dall'ET stampato sui cerchi, poi addizionando, sottraendo il distanziale, insomma in base a come facciamo il conteggio dopo. A Marco Sarro. Ciao ragazzi. Abbiamo affidato questo pallet di rimasuglia vintage della 924. Marco, ci farà un bel miracolo? Certo ragazzi, ci potete contare.
Vai, da, scartocciamo. BL. Credo che se da qui esce quello che deve uscire, ne vedremo delle belle. Come sono? Come ti sembra? Mi sembrano fatte da Dio. Numero 217. Non tanto ci credo a sta cosa che 17 porta sfortuna. Ma io giocavo col numero 17, quindi. Va, va a posto. Guarda. Aspetta che c'ho il capello. Mamma mia. L'eccellenza. C'è il vecchio anche? Certo. E dobbiamo confrontare tutto. Sì, Anche perché se non somiglia al vecchio, penso che ben poco ci facciamo. Eccolo qua. Questo dovrebbe essere anche un chiletto più leggero. Non c'è proprio paragone. Prodotto veramente di elevatissima qualità. Praticamente abbiamo aumentato la corsa per aumentare un po' la cilindrata e hanno recuperato peso, a parte tutte le lavorazioni. Visto qua, l'albero è forato, sì, nei perni di manovella. Per alleggerire, hanno cercato di recuperare peso anche qui, vedi, sfilando le mannaie, sagomando con questi rami. Tecnologia veramente da motore, da formula. E ce l'abbiamo su una 924 dell'80. BL anche sono veramente, la fattura è veramente eccellente. Cioè, hanno rubato peso in senza ogni rubare dove. Immagina le risate se con tutte le simulazioni che abbiamo fatto con quello lì di plastica lo mettiamo dentro e non gira. Ficca giù piano piano. Facciamo tipo colpo di karate. Mettiamo le rondelline. Cioè, non è che gira di più. Pistone spinotto originale, 605 grammi. Pistone e spinotto CPS di Tommy, 470 grammi. Biella fatta custom, 615 grammi. Biella originale, 880 grammi, più un altro chilo e dispari sull'albero, sono 3 kg in rotazione in meno. Questa quando acceleri proprio un altro pianeta. Dovrebbe essere prontissima, ci auguriamo che sia così. Non sono abituato a tutta questa scorrevolezza e tutta questa lucentezza. L'irresistibile scorrevolezza. E questo credo sia il primo 924 stroker che abbiamo mai fatto, perché andare su e giù ci va. Direi di sì. Non ho idea di che cosa aspettarmi da questa macchina. Noi ci aspettiamo che ci faccia divertire. Nel frattempo io mi sono portato avanti anche con i lavori alla testa, che ha richiesto un bel po' di interventi. La prima cosa, aveva tutte le filettature delle candele sbanate, quindi abbiamo fatto fare questi inserti. Altra modifica, questa qui nasceva con delle valvole da gambo 9 e praticamente per recuperare un po' di passaggio nei condotti mettiamo valvole gambo 7 e ci abbiamo adattato dentro le guide della Delta Integrale. Le valvole ovviamente questa macchina non le fa nessuno, abbiamo fatte costruire apposta da MR Valvole, ma dalla differenza di peso, e ovviamente nel condotto lo stelo prenderà meno sezione e passeranno più gas. Che bellezza! Qui praticamente abbiamo fatto realizzare queste porte iniettori che si avvitano nella testata in luogo di quelli lì di plastica che c'erano originali. Iniettori Bosch da 1000 cc. I iniettori si incastrano, tac, perfettamente, troppo preciso. Dopodiché vanno montate queste quattro prolunghine e dulcis in fondo. Vediamo se riconosci questo da che macchina viene.
Non c'è una macchina che facciamo in cui non c'è un pezzo della Sierra Cosworth. Bravo. Ormai è ovunque. Chiamato Alberto, ho detto, vabbè, me lo dai un flauto della Sierra, ma tu che devi farci? Tu dammi il flauto della Sierra e non ti preoccupare. Ed ecco qua la 924 Turbo iniezione elettronica con flauto Sierra Cosworth e guida delta integrale. Perfetto. Nel frattempo che attendevamo i componenti per il motore, ci siamo portati avanti con il lavoro sulla trasmissione sul cambio. Quindi abbiamo procurato un differenziale autobloccante di tipo Torsen e fatto realizzare questa frizione con disco sinterizzato e parastrappi, quindi dovremmo avere sì grip, diciamo, a livello di frizioni, ma comunque con la presenza del parastrappi avere comunque una certa guidabilità. Mm-hmm. Il cambio non è uscito male, non è proprio malvagio, non vedo denti scheggiati o cuscinetti bruciati, cose strane. Sono stato un po' in forse se mettere o meno un cambio un po' più moderno, però il fascino di avere questa prima dog leg e il fatto di non voler stravolgere totalmente la macchina perché voglio che conservi il suo fascino mi hanno portato semplicemente a una revisione del cambio autobloccante e basta, proprio puro piacere di guida. Reggerà? Dovrebbe reggere, perché un'altra caratteristica di questa turbo, che è una delle prime 79-80, che è proprio il cambio Porsche. Sperando che la macchina abbia un po' di prestazioni e acceleri, ho iniziato anche a preoccuparmi dell'impianto frenante, che è un qualcosa che a te comunque piace. Quindi cosa ho fatto? Partendo dal fusello originale della 924, ho montato dei dischi da 318x28, sono quelli della 996, esatto, come la tua, o anche la Carrera 4. Pins, abbiamo preso delle pinze di una BMW pacchetto performance, quindi 135i, 335i, i dischi sono un ricambio originale. Ho realizzato le staffe in 3D con la stampante per vedere bene le quote, adesso arriveranno le staffe in Ergal anodizzate e poi le monteremo sotto quando tutto sarà pronto per assemblare la macchina. Come puoi vedere, i bracci originali non è che sono un granché, non è che ispirano molta fiducia. No. Siccome avremmo piacere che questa macchina faccia le curve con te alla guida, ho pensato di dargli un po' una rinforzatina. Grossiamola. Miracolo Santi, no? Vedi? Il santo sopra i camondoli. Figliolo, noi salviamo le macchine dal pollaio, le portiamo in pista.
Filippino. Silvio. Buongiorno. Così sarebbe già perfetto. Post-apocalittica. Poi ritornata dritta. Diciamo che abbiamo fatto un bel lavoro. Le fiancate erano storte, stucco quanto ne vuoi, ma più che lavorarci io ci ha lavorato il giovincello, molto di più mio figlio. Si vede la forza del lavoro di squadra. Che dici, da? Come ti sembra? Guarda, io non sono tanto per i neri opachi, però questa ci starebbe anche bene. Magari un cerchietto dorato. Sì. Sembrano tutte le lamiere nuove quando le ordini che ti arrivano così, sì, montate, invece con le sue. È quel nero che non è proprio nero. È più nero lamiera più... nuova. Esatto. Guarda, già ci passa la mano sopra. Ovviamente, piano. Non esageriamo. Molto figo. Diciamo che ora sta entrando in sala trucco. Dai. A noi. Bagna, bagna. Anche una mozzarella? Certo. Io ci voglio la mortadella e le olive conciate. Sorella, è buona! Prego, grazie. Hai capito il verde quercia? Da dentro è più bello, eh? Sì. Questo riflesso caratteristico dorato. Bello. Comunque somiglia al verde quercia di oggi, eh? Cioè più o meno sì. È quello. Sì, 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 credo che sia. GT3 Touring, quella roba lì. Sì, bello. Bello, bello. Pensare che stava buttato in mezzo agli animali. Me l'hai verniciata bene che. Davide poi quando ci va tipo a 120-130 non è che si stacca la vernice. È garantita fino a 140 all'ora. Ok, da più di 140, ma di traverso però, 140 ah, di traverso. Ah, ok, no, vabbè, di traverso. Di traverso, vabbè. La portiamo da te. Eh sì, dai, è tempo che torni... Sotto Vesuvio. Eh sì, si è diventare grandicello. Crema di ciliegie. Quanto si mette? 70 Nm come ci hanno detto quelli della SCAM che ci hanno fornito le bielle. Diamo un giro di albero. Considera anche che la chiave è corta, quindi fa poca leva. Vabbè, direi che non ha grossi attriti, eh. Ah, vabbè, va bene, nonostante dai. Nonostante la chiave corta. Opla. Prima di proseguire voglio farmi un segno abbastanza preciso di quando il pistone è al PMS e per sicurezza me lo faccio anche da quest'altro lato. Ecco, adesso mettiamo tutti e quattro i pistoni in pari a metà.
per evitare che, scendendo la testa, se c'è qualche valva aperta, ci tocca sopra e facciamo qualche pasticcio. Dopodiché andiamo a sigillare con la testa finalmente sto motore. Tiriamo via la testa dai supportini. Ok. Adesso con la chiave tradizionale possiamo fare un preserraggio con forza bassa per far iniziare ad assestare la testa sul monoblocco e anche per far piantare quegli anelli nell'alluminio della testa. Adesso prendiamo la chiave elettronica e andiamo a completare il serraggio. Dunque, Davide, uno dei problemi di cui soffriva la 924 Turbo era appunto che si surriscaldava sempre, e guardando la pompa dell'acqua vecchia, il passaggio è praticamente ostruito, perché loro, per far stare la pompa qui dietro la cinghia, l'hanno praticamente schiacciata, e tutti i passaggi erano ostruiti. Quindi cosa ho pensato di fare? Ho preso un'altra pompa, l'ho svuotata in modo che ne rimanga solo l'involucro, e invece della pompa mettiamo una bella pompa dell'acqua elettrica esterna, che poi è anche un po' la soluzione che facevano sulle Carrera GT, forse proprio perché avevano questo problema di surriscaldamento, e quindi questa qui, girando in maniera indipendente, ci dovrebbe dare tutto il raffreddamento di cui abbiamo bisogno. Il coperchio finta pompa acqua è pronto. Passami il cerchio del Typhoon. Anche dell'F12. Sì, ci somiglia in effetti. Del mio compianto F12, che prima o poi mi ricomprerò. Mettiamo il bulloncino. Adesso mettiamo più o meno il motore in punto di fase. Lo andiamo a rimettere col segno che ci siamo fatti prima. E ci mettiamo la cinghia di distribuzione. E questo qua lo facciamo uscire un po'. E blocco. Ecco qua. E gira. E gira anche libero. E gira. Ti ricordi quella puleggia che c'era con questo sensore che avevano messo posticcio per far funzionare l'impianto GPL? Non si nota appena la differenza, guarda. Ho fatto rifare la puleggia tutta in Ergal a CNC. Dal poi, peso di 0 grammi. Ovviamente. Poi mi sono disegnato col 3D la staffa che dovrà reggere il sensore. Eccola qui. Già pronta, finita e saldata. Da mandare solo in anodizzazione. Sarà un lavoro più pulito, anche perché la base di una trasformazione in iniezione elettronica è avere una giusta lettura dei giri, insomma, con quell'accrocco che c'era non è che avremmo fatto molta strada. Prendiamo la nostra puleggia e la appoggiamo un attimino qui sul motore. Ok, e qui andiamo ad alloggiare il sensore di giri, che gli appassionati riconosceranno da quale macchina ho prelevato. Ci mettiamo questo disco graduato, dove poi andremo poi a regolare la fasatura del cam. Siamo con un sistema molto easy ma funzionale, e abbiamo praticamente realizzato un sistema per vedere un po' la fase del motore. Adesso andiamo a posizionare quest'altro attrezzino che ho preparato, che nemmeno si potrebbe utilizzare. Anche questa potresti usare. Lo so, però sto riciclando per ottimizzare i tempi, dai. Facciamo un paio di giri per controllare che tutto stia andando come deve, così vediamo se si trova lo zero che ho messo qui con quello che tu vedi lì. Gli faccio un giro, due giri e mi fermo e dovremmo trovarci nella stessa posizione, tipo qua. Giusto? Sì. Il comparatore di Siviglia. Il comparatore di Siviglia. A me più che altro interessa non lasciare molto aperta la valvola di scarico al punto morto superiore, ecco, diciamo, per partire con un setup conservativo. È un po' tanto, dobbiamo anticipare un po' il cam. Ogni tacca sono 2 gradi, quindi 3 tacche gliele darei e poi lasceremo a banco prova il verdetto finale. Ci fermiamo sempre al nostro punto zero. Andato un po' più giù. Tipo pochissimo, tipo mezzo grado, dai. Sì, sì. Perfetto, dai. Quanto è? Prima era quasi 2 mm, adesso 1 mm, direi che per cominciare va bene. Anche se il cam è di serie. Sì. È lo stesso delle versioni aspirate, quindi incrocio ne ha. Quindi meglio tenerlo un po' più a bada. Poi, all'occorrenza, possiamo sempre registrarlo. Direi che la fasatura iniziale è pronta, possiamo smantellare l'attrezzatura.
Quindi adesso andiamo a concludere. Mettiamo anche il coperchio a punterie. Il motore del trattore è pronto. Non ha l'aria di una cosa che sarà così cattiva. Motore indifeso, motore terrificante. Ti piace? Sì. Mo Silvio rimonta. Sì. Andiamo a mettere il motore sul cavalletto con la stessa angolazione che ha sulla macchina, altrimenti non riusciamo a renderci conto degli spazi e degli ingombri. Sì. Passami la bimba di FTS. Prego. Mettendolo con questo spessore di 3 cm più in basso, riesco ad avere un po' di spazio in più qui per i collettori, perché come vedi siamo sacrificati. Andiamo a bloccare. Bel macello questo poco spazio. Eh sì. Potremmo fare tipo una cosa così. Allora. Inizia a fare un paio di 180 gradi. Allora, questo qui potremmo metterlo qui. Qua invece di una curva intera mettiamo questa mezza curva e scendiamo dritti dentro qui. Un altro come questo qui. Questo qui andiamo qui. Questo qui con altro tratto dritto possiamo andare qui. Ecco qua, il terzo potrebbe fare questo percorso e questo qua glielo buttiamo sopra di così. Ovviamente poi magari facciamo un po' più curvato, più sì, piacevole da vedere, però rimane da capire dove mettere la wastegate. Sarebbe carina metterla tipo qui. Sì, bell'impiastro, sì. Eh sì. Va però bene. Questo è un discorso che secondo me a pancia piena viene meglio. Ok. A cena. Che ordine. Ah, però. Vai, curiosità mille. Scartoccio? Sì. Ah, però. Mi sembrano molto belli. Ti piacciono? Sì. Molto belli. Sì. Prima la panca era unica. Ok. Quindi abbiamo diviso la spugna. Ok. Stessa cosa anche lo schienale. Ne abbiamo modificato la spugna e tutti i rivestimenti in modo da dargli maggiore contenitività nelle curve e quant'altro. Quando ti siedi va dentro, ecco okay, qua. E ti incastri. Ok. Molto, molto bello. Apriamo il resto, apriamo il resto, apriamo il resto. E qua è come scartare i regali a Natale. Questa battuta non l'abbiamo mai fatta in tutta la storia del programma, eh? Ah, no? No, dai, ma non è lo stesso. Non era un disastro totale? Sì. Ma scusa, il problema era tutto qui. Ma come hai fatto? Il cruscotto era marcio, era rovinatissimo, era tutto ondulato. Quindi abbiamo dovuto irrobustire la struttura sotto, fresare ed asportare tutta la parte marcia, ricostruire tutto e andare a ritinteggiare ricreando quello che era il cruscotto originale, mantenendo quindi tutto il pezzo originale. E restaurato. Questo è un vero e proprio restauro conservativo dei componenti. Complimenti. Che altro abbiamo? Fighissimo. In questo caso ci siamo soffermati non solo sulla parte, diciamo, in pelle, ma anche sulla moquette, che era tutta quanta scambiata, e l'abbiamo ritinteggiata e quindi abbiamo ridato il giusto colore alla moquette. E funziona. Questa qui è la seduta invece della Porsche. Era messa proprio così. Era proprio così. Questa è la seduta. Sempre lo stesso motivo. Sai che quasi quasi mi piace di più stare seduto dietro che davanti. È un po' di peso dietro. Un po' di trazione. Lavoro veramente, direi, eccezionale, no Davide? Direi proprio di sì. Si sono guadagnati una mozzarellina. Davide, qui ho preparato tutto quello che è l'impianto di iniezione per questa 924. Pensato di fare un impianto con due pompe. Una prima è una pompa di travaso che dal serbatoio, passando per questo filtro metallico, va ad alimentare e a riempire questo serbatoietto da 1,5 litri, che è un Anurize, un sempre pieno. Dentro c'è una pompa da 400 litri ora,
Quindi anche se andando di traverso oppure in pista, pescherà sempre benzina da questo qui, che sarà sempre pieno e sotto leggera pressione. Poi, lungo la linea benzina, installeremo un sensore flex fuel. Questo praticamente va a riconoscere la percentuale di etanolo nel carburante e quindi praticamente la macchina capirà da solo se c'è la 95 ottani, la 100 ottani o se qualcuno distrattamente gli mette anche un po' di additivo in più nel serbatoio. Dal punto di vista elettronico andiamo a installare sempre una DTA, che sono le elettroniche che utilizzo io, questa è la nuova generazione, è una T4 Plus. Ha la caratteristica di avere integrato il controller drive by wire con la farfalla elettrica, quindi questo ci sarà utile per gli avviamenti a freddo, per la partenza, per il minimo, perché da questa macchina mi aspetto, oltre a un piacere di guida, una grossa regolarità di funzionamento. Cablaggio è quasi tutto pronto, ho previsto un po' tutti i sensori, rimane qualcosina da mettere ma va installato in macchina per vedere dove poi fisicamente andremo a montare le bobine e gli altri componenti. L'impianto lo facciamo tutto con tubo trecciato in Teflon, in modo che siamo sicuri che da qui a 30 anni non bisognerà mai più mettere mano sull'impianto di alimentazione di questa macchina. Benissimo. Dunque Davide, qui abbiamo preparato un'altra chicca. Questa è la strumentazione originale della macchina. A me non è che garbava tanto il fatto che ci avesse questo fondo scala a 6.000 giri. Quindi ho comprato, sempre su eBay, questi due strumenti, la versione USA. Abbiamo allungato la scala a 8500 giri e il fondo scala di questo qua a 300 e la lancetta dell'econometro la facciamo diventare un manometro turbo. Poi abbiamo fatto fare anche gli strumentini questi qua sui aggiuntivi e qui ho fatto fare una dedica per la trasmissione. Tizio in giri che 924 dal pollaio alla pista. Battezzato proprio così, anche se stava in un porcile più che in un pollaio, però fa niente. La macchina praticamente è ritornata alla carrozzeria e non c'era nulla. La prima cosa abbiamo fatto è ripristinare tutto l'impianto elettrico da un amico elettrauto che ringrazio. Siccome queste macchine erano famose per prendere fuoco, ho rivestito tutta la paratia con questo pannello che è termoriflettente ed è in fibra di vetro. E tutto l'impianto elettrico, tutto l'impianto benzina non ci è stato più tolto e finisce là. Quindi praticamente dal lato del turbo non ci sarà un filo, non ci sarà un tubo, niente. Cioè, così come lo vediamo adesso. Sì, ho fatto anche realizzare delle repliche di quelli che erano gli adesivi nel vano motore, però mi sono concesso qualche licenza, tipo questo qui della benzina diceva minimo 98 ottani, ci ho messo 100, a 98 non c'è mica più. Questa 924 è equipaggiata con un sistema di accensione e iniezione elettronica DTA Fast by TC Engineering, pertanto non necessita di nessuna regolazione manuale. C'è anche una citazione al caro Alberto Tiso che pertanto è la sua parola preferita, no? Sì, in effetti sì. E qui abbiamo il motore praticamente ultimato con tutto da mettere in macchina. Carrellino brandizzato. Carrellino brandizzato, fatto con i tocchetti di ferro che avanzano sempre in giro per l'officina. Questa è la farfalla elettrica di cui parlavo, abbiamo dovuto segare la flange e cambiarla con questa qui fatta al CNC. Il collettore è rimasto quello che ci abbiamo trovato sopra. Flauto della Sierra montato per bene. L'alternatore l'abbiamo revisionato. Pompa dell'acqua è sparita, quindi abbiamo fatto anche il percorso cinghia che fa solo sull'alternatore con la nostra bella puleggia CNC. E poi il gruppo collettore di scarico turbo e wastegate che è venuto quasi uguale a come avevamo ipotizzato di farlo. Queste macchine soffrivano anche del problema di un pedale frizione spugnoso perché sto tubo si gonfiava, quindi ho fatto un bel tubo trecciato, tutta treccia, e non dovremmo avere nemmeno problemi di innesto e disinnesto frizione. Va bene, quindi ci piazziamo... quando arriverà il momento di metterlo dentro? Adesso? Sei curioso di sentire come canta? Ma guarda, se sei proprio curioso, io ti posso anche soddisfare subito questo. Te lo posso mettere in moto anche qui così, eh? Sì. Andiamo. O sciamano. Qualcuno si ricorda come si monta? Cominciamo con collegare i quattro iniettori, sensore temperatura acqua, il sensore giri, qui sotto abbiamo anche il sensore di detonazione, sensore pressione benzina, sensore temperatura olio, ecco qua.
quindi tutti i parametri sono loggati in centralina. Direi che il cablaggio sul motore veste in maniera impeccabile. Mettiamo l'olio del motore. Dammi un po' sta bella batteria e la piazziamo qua. H. Andiamo a collegare con un cavo volante al motore. Prendiamo questa lampada spia volante e la andiamo a collegare al bulbo dell'olio in modo che ci simula la spia della pressione olio motore. Infatti, vedi, adesso si accende. Dopodiché facciamo girare il motore col motorino d'avviamento per far caricare il circuito dell'olio. Mi si dì la chiave di accensione. Adesso che l'olio è arrivato e il motore è carico, andiamo a mettere gli accessori indispensabili per poter far funzionare il tutto. Questo dovrebbe andare qua. Ah, ok, uno e due. Guarda cosa non si fa. Dove sta la NASA, altro che... Guarda cosa non si fa pur di vincere una scommessa. Ok, adesso uno. Il momento della verità. Acqua 24, aria 26, olio 25. Accelera anche il nostro pedale del doblò. 100 ottani per lei, dottore. Andiamo qua. Mettili. Cioè, c'è tutto quello che può essere pericoloso in questo momento, messo insieme. Sotto al Vesuvio. Una bella pompetta elettrica di fortuna. Non provateci a casa. Don't try this at home. Sale! Nel caso dovessimo esplodere, è stato bello lavorare con te. Senti che minimo. Vibrazioni quasi zero. Non vibra per niente. Accelera un po', fammi sentire come soffia qua sto turbo, dai. Le mozzarelle perché fa freschetto. Hai quello cago. Sala come se non ci fosse un domani, sala. Padre, mi benedica che ho peccato. Amen. Ho tanto peccato. Buon appetito. Stiamo pensando di scoprire se il protossido del Vesuvio spruzzato sul fuoco sia infiammabile o meno, però Davide non è molto d'accordo. Dai, gli dai una spruzzata di prodotto. Basta che lo fai verso le macchine tue, per me possiamo fare tutte le prove che vuoi. Lontano dal doblò, facciamo tutte le prove che vuoi. Ricetta segreta. Aglianico di Montemarano 2019. Protossido del Vesuvio, si vola. La nappa la Subaru SP. La Subaru SP col nostro. Ferma così, dobbiamo metterlo centrato, siamo ad abbassare piano piano. Ancora. Metto la piastrina e i due dati. Ok. Adesso io abbasso un po' la macchina e controlliamo che i due prigionieri vadano dentro e blocchiamo tutto.
toccato. Perfetto. Io inizio a tirare i supporti sulla carrozzeria. Dove stai tu? Ieri sera cuoceva gli arrosticini e mo sta in macchina. Vai, non perdiamo tempo, traversa. Vai, dai, reggi questa qua. Una sotto e una sopra. Aspetta, ce l'ho io. Eccola qua. Vai. Colori sobri. Quelli che c'erano disponibili. Queste qua le utilizziamo poi per vedere sia un po' di camber che un po' di caster. E meno male. Perché sono praticamente orientabili. Le possiamo mettere in tutte le posizioni. E a parte che ha la regolazione sull'originale sotto del camber. Va bene. Vai, fittiamoli sotto. Spingi, Davide, spingi. Non basta spingere. Diciamo che le regolazioni iniziali, come sono adesso, sono fatte un poco in maniera fantasiosa. Dai, alza un po' che mettiamo i fuselli e sono curioso di vedere ste pinze montate finite qua vicino. Hai visto il grigio della Marea Station Wagon come ci sta bene? Castrato di ieri sera, arrosticini. Ragazzi, dobbiamo avere un freno però con queste session gastronomiche. Un po' di martella? Ok. Ecco qua, vai, decidate. Va bene. Posteriormente questa qui portava le barre di torsione nel ponte, tipo 911 vecchio stile. Le abbiamo tolte, abbiamo realizzato degli ammortizzatori con molla stretta coassiale, in modo che possiamo, a parte variare l'altezza, anche giocare un po' con la durezza delle molle per dargli più o meno trazione dietro. Questo te la ricordo. Alza che io sono alto! Basta, basta. Ok, facciamo sparire tutti questi cani. Entrava qui. Bello pulito. E adesso il tocco di classe. Tac. Da soffi arrosticini a bruciagomme. Bello, belli freni, bello tutto. Adesso iniziamo a giocare anche un po' con servofreno, pompa freni, andiamo a mettere una pompa freno un po' più generosa. Non appena arrivano i cerchi facciamo anche un po', appoggiamo a terra un po' le altezze per iniziare a capire qualcosa ormai. Così la tiriamo via da qui, montiamo cruscotto, tappezzerie e si procede. Dai, dai, i presupposti ci sono tutti. Tra l'altro io non ho mai guidato una 924 né una 944, né originali né elaborate, quindi questa sarà la mia prima volta. Ma nemmeno io. Un altro po' di lavoretto e va in strada. NTM Wheels, Made in Italy, Porsche 924 Turbo, Davide Cironi. Questo è un cerchio custom. Bellissimo, stupendo. La voglio mettere col filetto verso il basso.
Quindi così? Sì. Io qua ho composizione. Basta, lascialo neutro, eh. Questo programma, come disse Davide, non si legge. Io praticamente ho messo una scommessa, perché sta macchina ci ha un po' perseguitato il 4, il 2, il 9, una serie di cose. Per esempio, anche quando l'abbiamo ritrovata quella mattina, erano le 9.24 del mattino. Addirittura. Quindi io sarei contento se questa cosa continua e sarebbe bello farci 429 cavalli, che sarebbe 924 al contrario. Quindi, infatti. Ho messo questa scommessa con Davide. E praticamente le mozzarelle le apriamo se facciamo 429 cavalli. Allora ascolta, dobbiamo fare, perché io voglio mozzarelle anche. Sì, vabbè, però no, a 4.28 no. Non s'aprono. Accendimi il quadro. Beh, metti in moto. Vai, inizia a farla girare piano piano, che iniziamo a vedere un po' la parte aspirata della mappa. Originale era 170, ah, siamo 10 cavalli indietro. Ha aspirato però. Però non è male. Vedi, pressione turbo zero, sì, perché eravamo staccati. Perché abbiamo staccato la pop-off, temperature tutto ok, dai, possiamo dare un po' di turbo. Adesso andiamo a rimuovere il blocco che abbiamo messo sulla valvola pop-off, che ce la teneva aperta, e proviamo con la configurazione minima, che dovrebbe fare circa 0,6 bar di pressione, che è la taratura che abbiamo dato alla Westgate. Beh, la Westgate di base. Andiamo? Vai. Davide, la macchina con la mappa aspirata abbiamo fatto 161 cavalli. Come ti ho detto, abbiamo installato un commutatore con 6 posizioni che possiamo scegliere 6 step di potenza. Il risultato finale dello step minimo che possiamo fare è stato 249 cavalli e 315 Nm e siamo con 0,6 bar di turbo. Step successivo con un bar siamo riusciti a fare 294 cavalli, sembra fatta apposta ma non è così, e 398 Nm di coppia. Step successivo, un bar 25, facciamo già 330 cavalli con 445 Nm di coppia, quindi già diventa impegnativa. Step ancora successivo, un bar e mezzo, facciamo 362-363 cavalli con 494 Nm di coppia. E questo è l'ultimo lancio che abbiamo provato, siamo a un bar 7 e un bar 8, la macchina fa 416 cavalli
e siamo praticamente a 592 Nm di coppia. Noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, siamo a 416 cavalli, quindi manca giusto un ciccinino. Proviamo queste mozzarelle allora. Dai, vediamo se ce le guadagniamo. Siamo guadagnati questi 4,29 kg di mozzarelle. Sembra che si ciuccia dentro tutto il tubo di aspirazione. Infatti... A un certo punto ho detto, mo se lo tira dentro il collettore. No, io ho avuto paura che scoppiasse, saltasse fuori. Per questo bisogna mettere un cofano sopra. Il cofano chiude, se salta il tubo non lo spara in orbita. Soprattutto non lo saprai mai se il cofano è chiuso, quello che succede là dentro, perché se lo vedi... Bravo, magari se vediamo il cofano che si gonfia è colpo del tubo, no? Non da un pollaio, ma da un porcile, dalle peggiori discoteche anni 90. Aveva un impianto GPL, neon, qualsiasi oggetto del demonio era stato infilato in questa povera 924 turbo, ma oggi è la redenzione per lei. Con 429 cavalli è la redenzione. Sente profumo di carburazione buona. Guardalo, 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 guardalo! È troppo bello. Tosta, è tosta, eh. È lei la cattiva di quest'anno, ormai è già sicuro. È lei la cattiva di quest'anno, senza nessun dubbio. Arriva il treno. Wow! Questa era la curva bonus. Silvio, Silvio, che hai combinato? È cioccolato! Lo sterzo è bellissimo, anche se, come ormai avete imparato, ovviamente ogni volta che andiamo in pista per la prima volta è sempre tutto da controllare, tutto da rivedere, ma è nata molto molto bene, molto bene. Rallanfaccia! Si può fare? La turbo bella! Super coltella! E la potenza! La potenza! E come la scarica! Come la scarica! Anche qui sull'assetto c'è da fare un po' di lavoro dietro, perché è venuta molto più camberata di quanto dovrebbe, però questo l'aiuta a andare un po' meno di traverso, visto i 429 cavalli, che sono tanti, tanti, tanti. Non so quante 924 turbo al mondo possano vantare una potenza così.
questa sì, e ho come l'idea che per tutti gli appassionati del modello sarà un po' un esempio da seguire per quanto riguarda la parte di preparazione meccanica. Abbiamo cercato di essere abbastanza bravi sul rispetto della... wow! Dell'originalità, almeno dalla parte estetica. Chiaramente sapete tutto quello che abbiamo fatto, quindi fino a un certo punto, ma... quando entra in coppia, eroga in un modo bestiale, bestiale! Lo conosco ormai da un po', non l'ho mai, secondo me non si è mai divertito così tanto. Siamo a Pinetto, l'autodromo del Levante, non la conosco, è la primissima volta, ma spero non l'ultima, perché è molto molto veloce ed è adatta a provare una macchina con questa potenza. Non è semplice, ma è fatta bene, quindi ti dà modo di guidarla come si deve, ma non è sicuramente una macchina semplice, data la potenza che ha, molto impegnativa. Non è proprio una macchina da neopatentati, ma per chi ha un minimo di dimestichezza con un turbo trazione posteriore di quest'epoca e di questa potenza, ti diverti come un pazzo! Si sente l'impegno e il fatto che non sia stato lasciato assolutamente nulla a caso su questa preparazione. Guarda come fuma da dentro, guarda. Che cavallo pazzo! Anzi, una cavallina pazza! Comunque è bilanciata proprio bene. Bilancia bene. Bello. Che macchina! Sembra che si stia divertendo il giovincello, eh? Fa impazzire il fatto che sia bellissima e che, a parte i cerchi NTM, se la vedi passare puoi tranquillamente credere che sia una bella auto d'epoca, ma non è esattamente così. Meraviglia, meraviglia. Ma mo Davide mi deve comprare le gomme nuove, cioè erano 8 km, 8 km, cioè finite. Basta. Allora, la cattiva di quest'anno è lei. Miss Traverso 2022. È lei, indubbiamente. Sensazioni, opinioni? Va forte e quello non avevo grossi dubbi. Non ho mai guidato un 924 turbo in vita mia, quindi è la prima. Si può definire Porsche così. Non so com'era di serie, ma così. Non lo so. Porsche non lo so nemmeno io. Effetti. Penso che non lo scopriremo mai. No, dopo questa no. Dopo questa non la guiderò mai un 924 normale. È un po' come la Golf. Io non ho mai guidato una Golf terza serie aspirata originale. Non so come va. Questa va molto molto forte. Ed è bella anche di assetto. Adesso lo sappiamo che tanto c'è sempre da modificare, c'è sempre da affinare tutto, ma va forte. È un ottimo inizio. Gestione elettronica, le mappe, tutto il resto, l'idea, il progetto. I primi giri l'ho fatto in mappa 3, poi ho provato 4, la 5 l'ho saltata direttamente alla 6. Gli ultimi giri l'ho fatti tutti in 6 e mi sono pentito di non averli fatti dall'inizio con la sesta, perché è 100 volte più bella. Bisogna anche scoprirla piano piano, dai, non la mia teoria è quella. In pratica poi in realtà è più facile quasi da guidare in sesta, perché è più pronta, più prevedibile, anche se poi ti dà una marea di potenza in più. Però anche l'uscita di curva mappa 3 è più chiaramente un po' più conservativa, quindi ci mette un po' di più. Invece la sesta ti fa uscire già bello pieno e da metà curva ha già la potenza per andare. Infatti i primi giri cercavo di andare di traverso in ingresso curva e uscire già bello storto e non ci riuscivo. Con la sesta sì, appena rimboccavo una marcia, dobbiamo vedere un po' bilanciamento freni, perché qualcosina c'è da rivedere. Però come potenza mi ricorda un po' il 996, che infatti poi è da maschi la frenata, non è proprio... non ti fa sbattere i denti, ma ce n'ha. Ma c'è. Sì, c'è. Sì. Beh. È un po' vecchia scuola, è giusto che sia così. Troppo ma d'altronde moderna. sono i primi passi. No, infatti il fatto te è l'ho quello. Affidata che aveva 8 km, quindi... Adesso ce n'ha 50, quindi sì. Va bene. Ed è bellissimo, oltretutto. Quindi la approvi?
Assolutamente sì. Me la autograferesti? Vabbè. Sicuro? Sicuro, vai. Io ste cose non so come. Così lo posso rivendere. Così vale meno, Ah? Così vale almeno 2000 euro in meno. Ma tanto mica la devo vendere. Questo pure è bello. Bello, verde quercio. Hai capito il verde quercio? Azzeccatissimo. Dopo tipo 100 kg di mozzarella abbiamo finito. E anche questa è andata, dai. Silvio, i miei complimenti. Grazie. E grazie. Ridami il pennarello. Grazie.